Carissimi amici e amiche di tutta Granina, mi sento quasi indegno ad essere ai piedi del vostro crocifisso e ai piedi di Gesù, che ieri abbiamo contemplato crocifisso sul Golgota, in quest'ora del Sabato Santo, l'ora del silenzio, l'ora anche dell'attesa della risurrezione. Voglio pregare e qua con me il nostro vescovo, Monsignor Giovanni Ricchiuti, e il sindaco della città di Granina, il dottor Alessio Valente. Li ringrazio per la loro presenza e con la loro voce e la mia che si unisce alla loro, vogliamo pregare per tutti voi ai piedi di questo crocifisso. E come quell'antica litania, il Signore ci salvi e ci liberi dalla peste, dalla fame e dalla guerra. E benedica questa nostra città. Preghiera davanti al Santissimo Crocifisso. Signore Gesù, aiutaci a rivedere nella tua croce tutte le croci del mondo, la croce delle persone affamate di pane e di amore, la croce delle persone sole abbandonate perfino dei tuoi figli e dei parenti, la croce delle persone assetate di giustizia e di pace, la croce delle persone che non hanno il conforto della fede, la croce degli anziani che si trascinano sotto il peso degli anni della solitudine, la croce dei migranti che trovano le porte chiuse a causa della paura e dei cuori blindati dai calcoli politici, la croce dei piccoli feriti nella loro innocenza e nella loro purezza, la croce dell'umanità che vaga nel buio dell'incertezza e nell'oscurità della cultura del momentaneo, la croce delle famiglie spezzate dal tradimento, dall'esecuzione del maligno e dall'omicida leggerezza e dall'egoismo, la croce dei consacrati che cercano instancabilmente di portare la tua luce nel mondo e si sentono rifiutati, derisi e umiliati, la croce dei consacrati che strada facendo hanno dimenticato il loro primo amore, la croce dei tuoi figli che credendo in te, cercando di vivere secondo la tua parola, si trovano emarginati e scartati perfino dai loro familiari e dai loro coetanei, la croce delle nostre debolezze, delle nostre ipocrisie, dei nostri tradimenti, dei nostri peccati e delle nostre numerose promesse infrante, la croce della tua Chiesa che fedeli al tuo Vangelo, fatica a portare il tuo amore per il filo degli stessi battezzati, la croce della Chiesa, la tua sposa, che si sente assalita continuamente dall'interno e dall'esterno, la croce della nostra casa comune che appassisce seriamente sotto i nostri occhi egoistici e accecati dalla vita del cielo. Signore Gesù, arriva in noi la speranza della risurrezione e della tua definitiva vittoria contro ogni male e ogni morte. Amen. Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.